Benvenuto, ti ringraziamo, insomma, Grazie, hai grazie a voi. accettato di partecipare a questa nostra conversazione. Sai, naturalmente saprai che RFS si occupa anche di serie TV, Sì. film, insomma, perciò per noi è un grande onore parlare con te, Grazie, insomma. grazie. Allora, ci sei, Teresa? Io sì, ci sono. Allora, vuoi cominciare? Vogliamo cominciare? Ok, Allora. allora. Le prime domande sono sempre le più semplici, però noi abbiamo, diciamo, stilato un po' di domande sempre semplici proprio per non metterti in difficoltà. Ok. Allora, la prima è che sei entrato nel mondo del doppiaggio da bambino. Sì. Quanti anni avevi e com'era per te quel mondo all'inizio e che cosa rappresentava? Allora, io ho iniziato a doppiare all'età di 7 anni, grazie ad un'assistente al doppiaggio, Elena Masini, alla quale servivano parecchi bambini per un film con Eddie Murphy, L'asilo dei papà. Che era un film in cui appunto c'erano tantissimi bambini. E ci conoscevamo, insomma, da prima che io entrassi nel mondo del doppiaggio, e quindi ha chiamato mio padre e mi ha convocato per provare a fare questa cosa. E il provino andò bene e feci il figlio di Eddie Murphy, il figlio del protagonista. E poi da lì ho iniziato fino ad ora. E ovviamente Non quando si è così piccoli non si ha ancora la consapevolezza di quello che si va a fare. Quindi per me inizialmente il doppiaggio era un gioco in cui entravo in una sala, c'era il direttore o la direttrice di turno che quando dovevo parlare mi dava una bottarella sulla spalla e io parlavo. Quindi per me era un gioco molto divertente. Poi ovviamente piano piano crescendo e vedendo e conoscendo gli altri colleghi, ho capito che quello era veramente un vero e proprio mestiere. E crescendo, insomma, non ho mai avuto la voglia di smettere oppure di fare altro. Mi è sempre piaciuto e infatti continuo a farlo tuttora. Bene, è una bella cosa, innanzitutto è una bellissima cosa. Io più che allora ti spieghiamo un po' le cose perché tu sei un pochino nuovo nel mondo del nostro blog. Allora, il nostro blog si divide tra libri e serie TV, Sì. stiamo pian piano ampliando un po' tante cose, cerchiamo di mischiarsi, insomma, tra gli eventi di libri e gli eventi di TV, cinema, delle serie TV. Manuela è più il reparto libri, io sono invece più il reparto delle serie TV, nel senso che insieme a noi ci sono un sacco di ragazze, siamo quasi una settantina in staff. E sì, è abbastanza una grande, grande famiglia. Una grande E famiglia. abbiamo una grande famiglia, sì, perché prima di tutto per noi il blog non è un blog, è una famiglia. In pratica noi stiamo un po' insomma, un po' su tutto, no? E tipo, io sono più di un po' emozionata oggi, no? Perché più rispetto forse a Emanuela, perché per me il mondo del doppiaggio è un po'. C'è gente che dice voglio diventare attore, tipo io fin da bambina mi è sempre piaciuto il doppiaggio, però purtroppo non ho mai potuto tipo studiarlo. Quindi per me parlare con una persona che riesce a fare una cosa che per me è qualcosa di grandioso, cioè perché comunque voi andate a recitare, siete attori. Sì. Però la voce, cambiarla nel modo in cui fate voi, per me è strabiliante. Quindi ti faccio i miei Grazie. complimenti e proprio ti elogio forse al massimo perché Grazie. me lo devi permettere, non è che voglio Sì. farmi vedere, è proprio una cosa mia. Grazie. Allora. Allora, visto da fuori, il mondo del doppiaggio è qualcosa di creativo, no? Però difficile da svolgere. Che cosa è cambiato oggi rispetto a quando hai iniziato? È secondo te è più accessibile a tutti o è diventato un ambiente più ristretto? Allora, diciamo che sicuramente di base da fuori potrebbe sembrare un ambiente un po' chiuso, anche perché è un mestiere, quindi è un po' come, non so, l'artigiano, l'avvocato, che portano comunque avanti un discorso di generazioni. Quindi ovviamente se ad esempio c'è stato Ferruccio Amendola, per esempio,
che è stato uno tra i più grandi doppiatori. Sì. Ovviamente una persona, una grandissima attrice come Alessia Mendola sicuramente è entrata più facilmente, ma non perché fosse la nipote, non perché esclusivamente fosse la nipote di Ferruccio Amendola, ma perché comunque sia è un'artista eccezionale Alessia Mendola, e in più avendo questa essendo comunque nipote di Ferruccio sicuramente ha avuto modo di entrare più facilmente. Ovviamente non sarebbe oggettivo dire che viene ascoltato principalmente una persona che viene da fuori o che magari in quel momento non era mai stata vista, piuttosto che uno che ha comunque un nonno, un papà, qualcuno alle spalle in questo ambiente. Però negli ultimi tempi si dà comunque la possibilità a parecchie persone di potersi mettere in gioco con un provino. Certo, ovviamente, come hai detto giustamente tu, Teresa, bisogna studiare, quindi anche se uno è figlio di o nipote di, se non è bravo non va avanti, quindi questo è sicuramente fuori dubbio. Però ecco, appunto, rispetto a quando ho iniziato io, c'è forse più possibilità per farsi ascoltare, però c'è meno tempo per poter imparare, perché vuoi con le nuove piattaforme digitali, Netflix e Amazon, dove ci sono dei tempi strettissimi di consegna, e quindi di conseguenza c'è meno tempo per poter insegnare a qualcuno che magari è anche meritevole. Quindi è un mondo in cui è difficile entrare, però se si ha il talento e le capacità si va avanti. Io ho tanti colleghi che hanno iniziato da poco e che si stanno facendo strada, e se lo meritano. E indubbiamente una grande differenza rispetto a quando ho iniziato io è che c'era più tempo per imparare. Io ho iniziato il mio primo turno, l'ho fatto con Marco Mete, che è uno dei più grandi. Ho iniziato in una successione Marco Mete, Alessandro Rossi, Isabella Pasanisi, quindi insomma ho avuto la fortuna di iniziare da piccolo, e poi quando uno è piccolo ovviamente impara anche più. Impari meglio, certo. Sì, sì, sì. Certo, certo. Però ecco, non è un mondo chiuso dove se non sei figlio o nipote di qualcuno non entri, ecco, questa è la cosa che ci tengo a dire. Questa è incoraggiante, insomma, per i ragazzi che vogliono magari iniziare, intraprendere questa strada, insomma, no? Questi sì, giovani. Sì, assolutamente. Partendo sempre dal presupposto che la cosa importante è studiare, perché come ha detto Teresa, il doppiatore è prima di tutto un attore, perché se uno non ha doti recitative non riesce a dare una sensazione che l'attore dà con tutto il corpo solo con la voce, quindi bisogna studiare sicuramente. Certo, certo. E come hai risposto, diciamo, a una domanda, la domanda successiva su quello, diciamo, mm-hmm. che volevi consigliare, no? L'hai già detto nel tuo discorso, te ne faccio un'altra. Sì. Quanto rispetto a un attore deve studiare un doppiatore? Cioè, per me, io la vedo come se fosse un doppio lavoro, tradizione, recitazione, è maggiore, quindi. O, non perché devo sminuire l'attore o perché voglio dare più importanza a un doppiatore, però no, capito. Un attore può andare anche a emozione, nel senso può andare, però voi siete dietro e c'è forse un pochino più di attenzione, giusto? O mi sbaglio? Beh, sicuramente diciamo che la concentrazione deve essere, a mio avviso, doppia, perché ovviamente un attore ha la possibilità di studiarsi il copione, la sceneggiatura, di lavorare tanto sul personaggio anche per periodi lunghissimi, mentre invece i doppiatori quando entrano in sala hanno la spiegazione del direttore, che è quella di spiegare appunto il film, come si sviluppa il personaggio, e poi subito entrare in sala e cominciare a lavorare, e quindi entrare subito in un determinato mood. Che in realtà voi alla fine, scusa se ti interrompo, alla fine voi non solo dovete interpretare, cioè dovete andare a dare voce, dovete anche cercare di interpretare un personaggio che a sua volta è interpretato da un altro, quindi quello esatto, che esatto. intendo io è cioè capire sì. l'attore, conoscere anche l'attore, quindi. Assolutamente sì. E diciamo la cosa che io sostengo sempre è che è vero che il doppiatore fondamentalmente
deve rimanere fedele assolutamente all'originale. Però secondo me si ha qualcosa in più se oltre a quello che fa l'originale, senza ovviamente esagerare o fare cose proprie, però si aggiunge sempre qualcosa di suo. Ed è questa la cosa che mi piace di più, nel senso la possibilità anche all'interno di una stessa giornata di ricoprire ruoli totalmente differenti tra loro, che possa essere un cartone o magari un film comico oppure un film drammatico. Ed è una cosa stimolante e credo che sia la cosa che poi da quando ho iniziato non mi ha mai fatto venire voglia di smettere o di fermarmi. Il cattivo, il cattivo paga sempre, Manuel? Allora, diciamo che io nella mia carriera finora non è che abbia fatto tutti questi ruoli da cattivo, mi hanno sempre dato un po' eroe o il bravo ragazzo. Diciamo il cattivo più cattivo che ho fatto finora sicuramente è stato Joffrey nel Trono di Re Joffrey. Wow. Bene, bene. Proprio in questo, proprio per questo, come si allora noi sappiamo che un attore fa, no, fa un provino. Per voi più o meno è uguale, no? Sì. Cioè, nel senso, come si sceglie una voce e come si decide a chi assegnarla? Allora, diciamo che ci sono varie possibilità, o che il direttore sottopone al cliente, che può essere Netflix, Amazon oppure Warner Universal, sottopone al cliente la distribuzione, ossia le voci che ha assegnato ai vari personaggi, e può essere che il cliente le approvi subito, oppure nella maggior parte dei casi, soprattutto magari lavorazioni un po' più importanti, magari come in film ad esempio della Disney, vengono fatti dei provini in cui vengono scelte un numero di voci, e poi in base a quella che viene reputata più adatta viene scelta la voce. O se no, ultimamente sta andando molto di moda questa nuova frontiera, ossia Netflix chiede alle società di doppiaggio dei file audio di vari doppiatori. Quindi non ci presentiamo di persona a fare il provino, ma in base a questi file audio loro decidono qual è la voce più adatta. Quindi in un certo senso sì, è come i provini di un attore. Interessante questa cosa. Sì. Perché uno penso... sa, vede, però non sa cosa c'è dietro. Ecco, perché poi penso che delle volte potrebbe anche influire l'aspetto fisico, no? Tante volte. Per quello che riguarda gli attori sì, ovviamente. Per il doppiaggio... la voce che diciamo riempie meglio quel corpo, quello. Certo. Sì. Allora, tu hai solo 25 anni, anzi 24, perché il 25 quasi. Non fai 25. Quasi. Festeggerò da solo 25 anni, sì. Hai solo 25 anni, no? Come abbiamo detto, hai una bellissima carriera, perché comunque, anche grazie, se come hai detto non hai fatto tanti ruoli, però per me hai nomi abbastanza, cioè Ti sento nelle serie TV, ti sento nei film, nei videogiochi, nelle serie animate. Quale tra questo, diciamo, tipo di genere di doppiaggio preferisci? Ma diciamo che sicuramente quando uno fa un film, anche un bel film che magari lo prende, lo intriga, sicuramente è più, ancora più stimolato. Però ecco, ormai le serie, ci sono delle serie TV che praticamente sono dei film, e quindi anche quello è bello. Diciamo che in linea generale a me piace fare tutto. Per quanto riguarda i videogiochi, diciamo quello più importante l'ho fatto poco tempo fa, Star Wars per la PlayStation 4, e diciamo che quello è un tipo di lavorazione completamente diversa, perché si incidono tutte le battute non guardando le immagini, cioè solo alcune volte, cioè soltanto la banda sonora originale, e uno deve arrivare a coprire la lunghezza della battuta soltanto guardando la nota.
l'onda sonora. Quindi, e poi si fanno, ovviamente in un videogioco capita che uno muore e poi rinasce, eccetera, e quindi ogni volta si fanno tantissime incisioni con tutte le diverse possibilità. Certo. Quindi è un lavoro un po' più faticoso, però è bello anche quello. Poi insomma, ancora non ho giocato a Star Wars perché sto finendo altri giochi, però io che sono un giocatore accanito, sarà, penso che quando vi sentirò sulla Play sarà una bella emozione. Ecco, questa cosa qui ti piace, cioè molte persone non si non piace vedersi oppure sentirsi, a te piace? Ti piace rivedere o tendi a evitarlo? No, diciamo che non vedo le cose a prescindere perché ci sono io, cioè comunque di base mi devono piacere. E quando poi vado a vedere le cose in cui ci sono, comunque sono sempre un po' autocritico, magari uno pensa questa si poteva fare meglio sì, oppure va bene così. Quindi diciamo che in generale sono molto autocritico e guardo quello che comunque di base mi piace, ecco. È buono. Senti, tu sei il vincitore della targa Bruno Paolo Astori, no? Dell'edizione sì. 2019 del Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra. Sì. Che emozione hai avuto? Cioè, diciamo, questa situazione qui, no? Che ti ha dato? Cosa significa per te questo premio? Beh, innanzitutto è un premio comunque bello da ricevere perché è un premio che è arrivato dal pubblico. Ovvero, scusami, 50% i voti della giuria e l'altra metà dal pubblico. Quindi comunque se pensiamo che la giuria era composta da professionisti del calibro di Rodolfo Bianchi, Ludovica Modugno, Sandro Acerbo e tanti altri, di cui adesso sinceramente non mi vengono i nomi, però comunque sia sono insomma tre nomi altisonanti. E in più, appunto, come ti ho detto, l'altra metà è del pubblico che fondamentalmente è quello il nostro obiettivo. Io avrei preferito obiettivo. Di no. Del pubblico, io l'avrei preferito di no del pubblico. Io ho varie mail, ho dovuto votare varie persone perché purtroppo confessione giovane, ma c'era di tutto nella sua categoria, quindi non diciamo sapevo che, per carità, diciamo che adesso non voglio sembrare né spocchioso o arrogante, però insomma una targa emergente, io faccio questo lavoro da 18 anni anche se ne ho 25, Flavio Aquilone da ancora prima di me, insomma è una categoria emergente, infatti poi ci sono state anche delle lamentele da parte del pubblico, nel senso che hanno detto proprio gente come Giulia Franceschetti, Federico Campaiola, Flavio Aquilone emergenti, insomma mi sembra un po' esagerato, infatti non poi siete proprio emergenti, ecco perché lì c'è stata poi la difficoltà, perché fosse stata una persona emergente che è conosciuta poco ancora, io ti dico i Campaiola li ho votato te, Campaiola, anche Aquilone, perché non sapevo a chi darlo, quindi ho detto io faccio varie mail, ho varie mail, io quindi ho detto ogni voto per una mail, ho detto almeno sono tranquilla, è giusto così, allora, perché siete tutti però, quanti bravi, è difficile scegliere, veramente sì, è difficile, sì. Perché ognuno di voi ha una voce particolare e se ci si abitua, anche si capisce, no? Tipo a casa mia si fa a gara a capire chi è il doppiato, sì, te lo giuro, tra me e mia sorella ci facciamo a gara, almeno quando... grandissime appassionate delle serie televisive, insomma, e perciò sono degli esperti. Comunque le voci, effettivamente questa cosa, cioè, per tutti i grandi nomi, uno si affezionava poi anche a questi grandi doppiatori che prima hai citato, certo, che facevano il doppiaggio dei famosi attori, no? Allora uno diceva, oh, questo è la voce di... però poi faceva sempre una emozione particolare quando prima non si parlava mai di doppiaggio, parliamoci chiaramente, anche se ci sono stati grandi doppiatori, cito uno su tutti, Alberto Sordi, insomma, no? Certo. Però nessuno ne parlava, invece adesso c'è giustamente l'attenzione dovuta, perché con l'aumento e con l'ingrandimento di tutte queste serie televisive il doppiatore è importante, l'abbiamo detto prima, ed è giusto che abbia anche la sua visibilità, insomma, ecco. Sì, sì, poi sicuramente un altro aspetto importante è stato comunque l'avvento dei social, no? Perché comunque Facebook e Instagram su tutti ti permettono anche di avere un contatto diretto. Io personalmente
non sono uno che se la tira, quindi che non vuole avere contatti col pubblico, io rispondo sempre a tutti volentieri, e quindi uno può anche interfacciarsi direttamente con il doppiatore, che uno dei preferiti, doppiatore o doppiatrice preferita. E poi devo dire che questa cosa del doppiaggio, che ha preso comunque piede, di voler conoscere un po' anche i volti delle voci, è stato anche grazie a un mio amico, un ragazzo che è non vedente, quindi per lui le voci sono, cioè le nostre voci sono effettivamente gli attori, che è Davide Pigliacelli, che insomma da tantissimi anni ormai si muove per promuovere un po' il doppiaggio, i doppiatori, ha un sito in cui vengono, ci sono pagine e pagine proprio sulla storia del doppiaggio. Quindi questa cosa, più come ho detto, l'avvento dei social, sicuramente hanno avvicinato un po' tutti al doppiaggio. E poi la cosa è che adesso tutti si interessano anche a volerlo proprio fare. C'è chi si approccia con l'atteggiamento giusto, capendo che è un mestiere che va studiato, invece c'è chi pensa che tanto bisogna leggere e basta, e quindi va e pensa di aver fatto il doppiaggio. Anche in questo. Poi c'è la dote particolare, no? Perché certo, ci sono delle voci assolutamente che anche se studi ma non comunicano nulla, invece sono voci che comunicano qualcosa, e questa è la cosa maggiormente, diciamo, necessaria per il doppiatore. Sì. E poi niente, tornando al discorso del premio, poi a parte insomma la cosa della giuria e del pubblico, comunque sono stato contento, perché comunque Voci nell'Ombra è sempre una serata importante per il doppiaggio e per i doppiatori, in un bellissimo teatro, e poi c'erano tanti colleghi, è stato un momento proprio di aggregazione che mi è piaciuto, e quindi sono stato molto contento. Sono delle belle emozioni, insomma. Io ho visto le foto, perché purtroppo questi eventi sono... non è tipo come quei festival, no, italiani che vengono visti, cioè secondo me dovremmo dare spazio anche a altri festival che sono comunque importanti, anche perché poi il doppiaggio italiano è un po' una nostra firma, no? È comunque la firma del paese, perché all'estero non c'è il doppiaggio, all'estero ci sono i sottotitoli, e su questa cosa penso che noi dovremmo continuare a battere, e sono contenta, come hai detto tu, che nel corso del tempo si stia facendo conoscere, perché è veramente una cosa stupenda, cioè più del recitare, perché a recitare forse più o meno lo sappiamo fare tutti, o bene o male ci si impara a stare davanti a una telecamera, si abbatte quel muro più o meno, chi più chi meno migliora, no? Però mentre Teresa ci recupera la linea, una cosa ti volevamo allora ti volevamo chiedere, siamo arrivati a Rimani, ecco. Ok, non mi ricordo più, quindi facciamo così. Comunque, ti vedremo. Quali sono i tuoi progetti futuri, Manuel? A parte uscire da questa casa, come tutti noi. Allora, diciamo futuri o comunque appena usciti, c'è la terza stagione di Elite, dove doppio un personaggio nuovo, la nuova stagione di Riverdale e di Shameless. Il personaggio principale, poi sempre doppiando KJ Apa, un film che doveva uscire il 19 marzo, ma ovviamente non è uscito per i motivi che sappiamo, che è Cosa mi lasci di te, è uscito 1917, un film che ha vinto tantissimi premi, e poi insomma altre cose, insomma, che sai, ci sta la riservatezza, le cose, quindi... Vabbè, non ce lo vuoi dire, va bene. Però insomma, un po' di cose ci stanno. Allora, possiamo dire che sentiremo la tua voce in parecchie occasioni, ecco, questo penso che non sia... Non ci mancheremo, non ti farai attendere. Non ti farai attendere. Va bene, senti, va bene, allora stai soffrendo come tutti quanti questa clausura, insomma, come passi un po' il tuo tempo... So che ti piace cantare. Sì, allora sto facendo. Allora, sicuramente passo il tempo con la mia famiglia, e per fortuna anche con la mia ragazza, perché abitiamo praticamente io esco dal portone e risalgo da lei, quindi quindi riusciamo a vederci. Ma diciamo che principalmente
mi rilasso giocando alla play, perché quando durante la settimana non ci riesco mai, arrivo sempre distrutto e non ci riesco, quindi sto finendo dei giochi. Poi ho iniziato questa nuova rubrica in cui praticamente canto le canzoni inglesi, però tradotte in italiano come le trovo su internet. Ah. Quindi fatte un po' così, una cosa divertente. Poi sì, come hai detto tu, a me piace tantissimo cantare. E tant'è che sto anche, questa è una cosa che invece sto studiando, perché insomma certo, parto da una buona base, però mi manca un po' la tecnica, quindi il canto sì. Va studiato, insomma, hai studiato musica da ragazzo, da bambino, hai studiato un po' musica? Musica no. No. Ali con Emma che ha una famiglia di musica, quindi lei è l'esperta di musica. Diciamo, io mi sono fermato agli insegnamenti della scuola, un po' la scuola media, quindi sì. Ecco. Però la musica comunque mi ha sempre accompagnato. Il mio artista preferito è Elton John, con il quale condividiamo anche la stessa data di nascita, anche lui è nato il 25 marzo. Ecco. Pensate, io sono nato il 25 marzo come Elton John, e quando sono nato in sala operatoria c'era la sua canzone Believe, dell'album che è uscito nel 95, Made in England. Un amore a prima vista, insomma. Sì, è una passione che mi ha trasmesso mio padre. Lui sì, è musicista, papà suona pianoforte, chitarra e vabbè, canta pure benissimo, quindi perché è mio padre, però è vero. La mia ragazza è una grandissima cantante, quindi quando a breve penso che faremo anche una canzone così. Bene. Tempo perso. Un bel duetto. Sì, sì. Allora, comunque in quest'ultimo anno per la maggior parte insomma in giro per i festival ci hanno invitato a delle serate, abbiamo cantato anche Il mondo è mio di Aladdin. Bene, sì, certo, perché poi non l'abbiamo detto, ma insomma una delle doti del doppiatore deve pure fare, è capitato. Beh, no? Sì, è capitato. Diciamo che vabbè, a parte le serie TV tipo Phineas e Ferb, dove ho cantato in quasi tutti gli episodi, però è stata anche quella cosa che mi ha fatto poi vincere il provino per Aladdin, il provino cantato, quindi sicuramente oltre ad essere una mia passione è anche utile per il lavoro. Bene, bene, è una cosa bellissima, il canto è... io dirigo un coro di voci bianche, mi piacciono molto, mi piace molto il canto, e si sente che hai una bella voce tenorile, insomma, e perciò sicuramente sarà molto gradevole ascoltarti nel futuro. Quando riusciremo andrò a fare, continuerò a prendere lezioni. Perfetto, speriamo presto, Manuel, guarda, perché sì, veramente... Sì. Però poche lezioni alla fine, perché comunque il talento c'è. Quindi tranquillo sempre. Non te lo dobbiamo dire noi. Quindi. Grazie. Noi ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato un po' del tuo tempo. E un saluto da noi due e naturalmente da tutta Romanticamente Fantasy, e la tua, insomma, sicuramente intervista farà felici molte nostre iscritte. Va bene. Sì. Ti ringraziamo tanto. Buona serata. Grazie a voi. Ciao.